ho appena dato gli ordini. Andremo in battaglia. Sconfiggeremo il Khan e libereremo il castello Shimura dagli invasori. Ottimo. Radunate gli uomini. Devo prima vedere qualcun altro. Vi attenderò alla porta a nord per poi raggiungere insieme vostro zio. Ogni mia merce è utile. È ora, Yuna. I samurai sono qui. Si preparano alla battaglia. Sei riuscita a riposare? Purtroppo no. Mi spiace. Taka doveva essere qui. Credeva in te. Ora anche la gente di Yarikawa crede in te. Quando nessuno l'avrebbe fatto, tu l'hai difesa. Rischiano le loro vite per lo spettro. Darei la vita per il popolo di Tsushima. E per te. Speriamo non serva. Ci vediamo, Yuna. Stringi i perni! Tutti quanti! Vedo che ti dai da fare. Qualcuno deve pure assicurarsi che l'ariete sia pronto per la battaglia. Se cade a pezzi, non riusciremo mai a entrare nel castello di vostro zio. Ci sarebbe stato utile per espugnare Aza. Non vi siete divertito nel mio carretto? Non mi piaceva puzzare di sake. Yuna mi ha detto di Taka. Non sarò mai coraggioso quanto lui. Taka non sarebbe mai stato d'accordo. Beh, cercherò di non deluderlo. Bentornato, Lord Sakai. Sensei, avete incontrato i nostri rinforzi. I vassalli dello Shogun sono guerrieri straordinari. Ma gli gioverebbe esercitarsi con l'arco. E i contadini? Lodevoli per il talento naturale, non per la tecnica. È un onore, detto da voi. Un tempo Yarikawa era la colonna portante dell'isola. Potremmo far scappare i mongoli a gambe levate con un mese di addestramento. Avete un'ora. Allora smetti di distrarmi. Jin, non sapevo fossi tornato. Spero tu non sia stata troppo severa con loro. Non credo. I contadini di Yarikawa sono più forti di quello che sembrano, oltre che testardi. Più testardi di te? Assolutamente no. Una settimana fa si sarebbero indignati ai nomi Sakai e Adachi. Ma dopo quello che hai fatto a Yarikawa, sono qui per te. Allora non li deluderò. Nemmeno io. Storie di Gyozen. Tanta storia c'è. Ne ha sempre una nuova da raccontare. Mi manca tanto andare in barca. I cappelli di paglia hanno tradito Tsushima. D'ogni tipo. Mi dispiace. Mi serve altro per questo. Al nostro prossimo incontro. Lord Sakai. I mongoli sconfissero i nostri samurai solo perché erano più numerosi.
Forza Kai! Lord Oga, dov'è mio zio? Vi aspetta sulla collina. Il clan Oga sarebbe onorato di accompagnarvi fin lì. Sono lieto della compagnia. Andiamo, no? Lord Sakai, grazie ancora. Venite, Lord Sakai. Vorrei raccontarvi di Gosaku. Parlatemi di lui. Con piacere. 250 anni fa, Tsushima era terrorizzata dai banditi Mano Rossa di Akashima. A quel tempo, un contadino di nome Gosaku
sentì lo spirito di un samurai caduto che lo chiamava. Ne trovò il corpo, con ancora indosso una magnifica armatura. Incantato dalla bellezza dell'armatura, Gosaku la rubò. Poco dopo, i Mano Rossa giunsero a casa di Gosaku. Sapendo che i contadini avrebbero perso ogni cosa, Gosaku indossò l'armatura del samurai. I banditi attaccarono. Gosaku tremava dalla paura. Era rassegnato a morire, ma l'armatura bloccò un colpo dopo l'altro. E Gosaku non vacillò. I banditi, frastornati, barcollarono indietro, inciampando nei propri piedi. Una misteriosa sensazione di calma pervase Gosaku nella mente e nel corpo. Stupito dal coraggio di Gosaku, lo spirito del samurai caduto guidò la sua arma. Poco dopo, Gosaku abbatté l'ultimo bandito e i Mano Rossa non si fecero più vedere. Anni dopo, quando Gosaku morì, le famiglie di contadini nascosero al sicuro l'armatura. Ogni famiglia possiede una sola chiave della serratura. Ora il terrore pervade di nuovo l'isola. I contadini di Tsushima affermano di aver visto Gosaku in cima a una collina alla ricerca di un guerriero potente che proteggesse di nuovo le nostre fattorie. L'armatura è ancora sotto chiave. Ora i mongoli la cercano e distruggono fattorie in tutta l'isola per procurarsi le chiavi. In quale fattorie troverò le chiavi? Aoi, Ijima, Kuta, Koshimizu, Ohama e Yagata. Se trovate le chiavi, si dice che l'armatura sia nascosta in cima a una collina ad Akashima. I mongoli non la prenderanno mai. Su questo non c'è dubbio, signore. Bravo, Nobu. Zatki!
chiusa. Meglio provare con una chiave. Ecco qui. L'armatura di Gosaku. I mongoli proveranno il suo potere. Robusta, ma molto leggera. Thank you.
Sappiamo usare spade e lance. Volete guardare la mia merce? Lotteremo con l'oro di Shimura e il samurai non sconfiggerà mai i mongoli con l'armatura che indossa. Io credo che possa tagliare il cuore dei cani. Dove sei stato? Posso aiutarvi, mio signore? Qui trovate gli ultimi arrivi. Spero che vi torni utile. È un piacere aiutarti. Mio signore, nulla da offrire dopo la caccia. Addio. Lord Sakai. Lord Oga, dov'è mio zio? Vi aspetta sulla collina. Il clan Oga sarebbe onorato di accompagnarvi fin lì. Sono lieto della compagnia. Non facciamo aspettare il clan. Ottimo. Siete ammirevole, Lord Sakai. Avete salvato vostro zio, reclutato i reietti di Yarikawa. Non saranno soldati addestrati, ma affiderei loro la mia vita. Allora farò lo stesso. È vero che la gente vi ha soprannominato lo Spettro. Dovevano credere in qualcosa dopo la sconfitta dei samurai. I samurai sono tornati. È ora di mettere a tacere queste storie e ristabilire il potere dello Shogun. È ora di salvare l'isola e il popolo che la ha. Parleremo di politica dopo la morte del Khan. Certo, Lord Sakai. Lord Shimura, vostro nipote è qui. Jin, qua su. Sei stato bravo, Jin. Ora siamo in grado di riprendere il mio castello. Mi sono occupato dei cappelli, ma Ryuzo è scappato con il Khan. Volevano che ti tradissi. Hai parlato con il Khan? Ero prigioniero. Se l'avessi saputo, avrei marciato con l'esercito per liberarti. Sono fuggito grazie a Yuna, ma suo fratello è morto con onore. Il Khan.
Khan pagherà per il suo sacrificio e per le vostre sofferenze. Jin, lo Shogun appoggia ufficialmente la decisione di adottarti. Quando salveremo l'isola, sarai l'erede del clan Shimura. Non come spettro, ma come samurai. Non ti deluderò, zio. Oggi Sakai e Shimura vanno in guerra. Domani festeggeremo la vittoria come padre e figlio. I samurai sono fieri del loro codice d'onore, ma questo li rende inflessibili, prevedibili, facili da battere. Lo spettro non ha limiti. Questo lo rende pericoloso. È il nostro momento, Jin. Questa battaglia deciderà le sorti del... Marini Tsushima! Oggi sconfiggeremo il Khotun Khan! Riavremo il castello Shimura! E cacceremo via i mongoli! Seguite Lord Shimura! Alla vittoria! Senza pietà! Non arrendersi! Forza! Ah!
Fermiamoli o ci bloccheranno! Senza pietà! Al riparo! Ci distruggono in testa! Correte a casa, cani giapponesi! Questa porta non si aprirà per voi! Forza, Kai! Fuggite, codardi! Jin! Che cosa fai? Libero la strada. Non così. Mai così. Affrontali da guerriero, con onore, non da mostro. Non capirebbero. Il terrore non è l'arma di un samurai. Dosho! La torre! Fermeranno l'avanzata! È la nostra occasione, no? Distruggi l'arma, con onore! Attirerò il loro fuoco qui! Vengo con te. Stammi vicino. Mantenete le posizioni! Lord Sakai, allo quaccia! Zabeki! Thank you.
Vengo con te. Stammi vicino. Mantenete le posizioni. L'orso Kai, allo quaccia. Thank you.
davanti chi? Vengo con te. Stammi vicino. Mantenete delle posizioni. L'orso Kai, alloquaccia. Hai fatto bene a terrorizzare i mongoli alla porta. Tuo zio si sbagliava. Non riesco a convincerlo. Se non cambiamo, siamo spacciati. È grazie a te che siamo arrivati fin qui. E tutti ne sono consapevoli. C'è ancora molto da fare. Terreno!
Tsushima! Tsushima! Respingiamoli in mare! Senza pietà! Non si arrenderebbe così. Qualcosa non va. Dobbiamo onorare il loro sacrificio. Con i soldati migliori, ripareremo il ponte e attaccheremo all'alba. No. Ne abbiamo persi troppi. Se mi avessi ascoltato... Basta! C'è un'altra strada. Ne discuteremo in privato. I mongoli sono sulla difensiva. Dobbiamo attaccarli prima che si riprendano e vinceremo. Li hai mandati a morire. Sono soldati. Abbiamo le mani sporche di sangue. C'è un modo per superare il ponte. Avvelenando il nemico. È terrorismo. Voglio salvare la nostra gente. Insegnando loro a temerci. Se continui per questa strada, non sarai migliore dei mongoli. Io ti ho insegnato a lottare con onore. L'onore è morto a Komoda. Il Khan deve soffrire. Sei preda delle tue emozioni. Ho sacrificato tutto per la nostra gente.
Io gli ho dato speranza, tu niente! Jin. No. È finita. Lord Sakai. Stanno riparando il ponte su ordine di tuo zio. Lord Shimura vuole seguire il suo piano a tutti i costi. Non importa quante vite costerà. Questa gente è qui che lotta. Per te. Quanto strozzalupo riesci a trovare in un'ora? Qualche mazzo. Di agli altri di raccoglierne il più possibile. Vuoi avvelenare i mongoli? Mi infiltrerò nel castello e glielo farò bere. Voglio vedere il Khan strozzarsi col suo sangue. Tuo zio lo scoprirà? Lo so. Taka stava preparando una cosa per te. Non lo so se la vuoi, ma... beh... se ti dovesse... Non succederà. Vorrebbe che l'avessi tu. Questo è tutto lo strozzalupo che c'è. È sufficiente. Me lo farò bastare. Se raggiungo quella torre... troverò i soldati del Khan e capirò come avvelenarli.